Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net. Oggi a Prima il Nord, dal Senato, finanza pubblica, basta sprechi e privilegi. Dalla Camera, basta soldi pubblici e partiti. Questo governo che cosa ha fatto? Abolisce la rivalutazione sulle pensioni dei poveri cristi, perché intendiamoci, bloccare la rivalutazione sulle pensioni lorde di 1.500 euro vuol dire le pensioni meno di 1.000 euro al mese. Questa è una vera vergogna. Noi in diverse occasioni abbiamo presentato una serie di emendamenti, ma diversi emendamenti, e la risposta del governo cosa è stata? No, no, no. E ricordiamoci, è inutile far ricorso al fatto dei magistrati che l'hanno bloccata. Le pensioni d'oro le prendono anche i magistrati, e quelle sono veramente d'oro. Noi non possiamo oggi chiedere ai cittadini nuovi sacrifici quando sappiamo che ci sono trattamenti previdenziali o stipendi dei manager pubblici che superano addirittura i 10.000 euro. Non è che perché abbiamo nominato alcuni rappresentanti in Corte Costituzionale che hanno stipendi superiori e pensioni superiori ai 10.000 euro al mese che oggi dobbiamo tacere questa incongruenza. Perché nel paese reale, dove la gente lavora in fabbrica, questi stipendi non si vedono neanche in una vita. È qui che bisogna agire, qui che bisogna dare messaggi chiari al paese. Queste altrimenti sono incongruenze tra il paese reale e la politica, che deve essere superiore a queste nefandezze. Il disegno di legge sull'abolizione del finanziamento ai partiti torna in commissione. Qual è la posizione della Lega Nord? La posizione della Lega è molto chiara: il contributo deve essere solo volontario da parte dei cittadini, e basta con il finanziamento a pioggia che sono stati dati in questi anni, perché hanno creato delle distorsioni e hanno agevolato dei usi impropri dei soldi pubblici. I soldi pubblici devono venire spesi per le cose serie di questo paese. I soldi ai partiti non devono più essere dati, e che i partiti si devono mantenere con chi sono i militanti, con chi vuole dare comunque una mano, perché altrimenti vediamo cosa succede anche nel PD, perché nella carta dei valori del PD, secondo me, si sono dimenticati una parola: masochismo, perché sono dei masochisti che bisticciano tra di loro e mandano al sfacelo questo paese. Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net.